credo di aver dimostrato in tutti questi anni di non essere mai stata una prostituta. Inizialmente la prima accusa era appunto quella della prostituta minorenne, perché mi è stato subito affibbiato un marchio. E credo di aver dimostrato in tutti questi anni di non essere mai stata una prostituta. Poi dopo è diventata appunto corruzione. La fortuna vuole che ieri c'è stata una soluzione. E posso anche con massima sincerità dire che non speravo minimamente in una soluzione, perché forse ero ormai abituata a ricevere solo il peggio da questa gogna sia mediatica che processuale. E quindi devo dire che ieri ci ho messo un po' per realizzare questa bellissima notizia. Mi sono stati sempre a fianco anche i miei avvocati e mi dicevano: no, guarda che è vero, sei assolta, benissimo. L'unica cosa che posso dire è che adesso finalmente posso iniziare oggi a vivere da ragazza normale. Però con una spensieratezza che forse non c'è stata in tutti questi anni, perché mi sono stati rubati gli anni migliori, gli anni che devono essere della spensieratezza, per l'appunto l'adolescenza. Quindi recuperare, grazie anche a mia figlia, alla mia famiglia, un po' di gioco, uno spazio fatto di quei momenti che sono stati rubati di vita. Essendo appunto che ho vissuto una vita in mezzo alla strada, di uomini che ti guardano come un pezzo di carne, ne ho incontrati molto, quindi anche se